Buonasera, benvenuti alla prima edizione di Tacabanda. E io vi do il benvenuto a nome dell'Associazione Culturale Musicale. Ci hanno già spento. Camunorum, che si è occupata dell'organizzazione di questo concorso. Prima edizione del concorso Tacabanda, come diceva Federico. Sì, manifestazione organizzata appunto da Ars Camunorum, patrocinata dal comune di Piancogno e dalla comunità montana di Valle Camonica. Manifestazione che ha nella sua idea quella di poter far esaurire il desiderio che magari ciascuno di noi ha o da mai avuto di scrivere una canzone. Nonostante non sia un cantante, non sia un autore, non sia un musicista, sia semplicemente un appassionato, vuole provare a scrivere una canzone. Una canzone, però la particolarità di questa canzone in lingua dialettale. E questa sera avremo la fortuna di ascoltare brani in dialetto non solo camuno, ma in dialetto di Brescia e anche dialetto bergamasco. Sì, infatti abbiamo anche degli autori che arrivano dalla bassa bresciana, da Rovato, da Ospitaletto, da Schilpario, Vilminore, insomma. Abbiamo un po' mischiati ai concorrenti della nostra Valle Camonica. Andiamo a iniziare? Direi di sì. Siamo in compagnia anche delle nostre due rappresentanti di Raccontando Piamborno, che è l'associazione culturale che ha lo scopo di promuovere le tradizioni culturali del passato di Piamborno con i loro vestiti saranno qui con noi questa sera. Che ringraziamo per la loro presenza, grazie. E vi ricordiamo una cosa importantissima, che voi siete qua con noi questa sera, ma ci guardano anche in diretta sul canale YouTube di Ars Camunorum, e la trasmissione potrà essere vista. Se qualcuno non ha potuto essere presente questa sera, che vuole rivedersi, sarà presente per sempre sul canale YouTube di Ars Camunorum. Dunque, se facciamo brutte figure, sarà per sempre. Sarà per sempre. Ovviamente. Ovviamente non c'è un concorso come questo. Posso se non lasciarti c'è... da solo un minuto, non mi fai niente, cioè? Non rompi nulla. Non può esserci concorso se non c'è una giuria. Il tavolo dei giurati è quello che vedete alla vostra destra, non sono illuminati, quindi non potrete regargli la macchina in caso non siete i vincitori della serata, perché non li vedrete mai in faccia. Ah no, li vedrete dopo, li conosceremo durante la serata. Volevo fare una cosa. Cioè? Da adolescente. Siccome c'è qua tanta gente, volevo fare un selfie con tutto il pubblico dietro. Posso? Fai. Ti stai vergognando? Un po', sì. La solita mania di protagonismo. Allora, devi ancora capire come fare il selfie. Il telefono è quello lì. Ha preso paura il telefono, non lei. Salutate, alzate la mano. Cioè, ma secondo voi, in una serata culturale dove si va al passato, la musica, le tradizioni, il dialetto, e questa fa il selfie? Ma ho i miei follower. Vabbè, direi che possiamo andare all'incomincio, come si dice. A qualcuno toccava rompere il ghiaccio. Sì. Qualcuno che quando ha visto la scaletta ha detto: ma perché proprio io? Più o meno con questa voce. Ah, dobbiamo spiegarvi una cosa, il perché di questo salottino che abbiamo questa sera. Perché le canzoni in gara in questo concorso sono 16, però come dicevamo non tutti canteranno la loro canzone, alcune volte la ascolteremo solamente perché c'è presente l'autore, oppure magari per motivi non c'è presente nemmeno l'autore, per cui noi ascolteremo insieme all'autore la canzone seduti qua sopra insieme a voi. Là c'è uno schermo dove potrete vedere la traduzione italiana del testo, perché vi aiuta magari ascoltando il dialetto, magari qualche cosa vi sfugge, lo potete capire guardando il testo in italiano. E adesso andiamo a iniziare, siamo qua per parlare di musica, abbiamo parlato anche fin troppo io e te. Soprattutto te. Prego. Non è vero. Chiamiamo il primo concorrente della prima edizione di Tacabanda, Danilo Minolfi. Eccolo qua, direttamente da Marone, Danilo Minolfi, anche se è originario di Piamborno. Proprio di Piamborno.
però ormai da tempo vive a Marone, e questa sera anche lui ha aderito volentieri a questo concorso e sarà lui a rompere il ghiaccio con la prima inedita canzone che ascolteremo qui a Tacabanda. E la prima canzone si intitola Genio de Ur. Buon ascolto. Allora. Pronto? Sì. Allora, due parole brevi sul testo della canzone. Sono descritte due persone realmente esistite, non sono più tra noi, ma erano due personaggi veramente caratteristici e quindi non poteva essere lasciata andare in terra una storia del genere. Genio de Ur, che tradotto vuol dire Eugenio di Auro. Auro è una frazioncina sperduta di un comune della Valle Sabbia. E questi due coniugi vivevano lì. Grazie. Ah, un'altra cosa. Già faccio fatica con l'italiano, perdonate il dialetto perché è veramente micidiale. Vada maestro. Prego attenti, sculti in me, vecchinte una botta che so appena a me. È vera tel giure sul mio onore, questa è la storia del genio d'Ur. Non contratte, non descur, l'era il genio, genio d'Ur. Pansa lunga de bere maia, e che il gref de porta là. Per le tampelle attaccate al mur, lì al genio, genio d'Ur. Brahi curte porta stinzida, niena palanca l'ana perdida. Lì ha sposato una brasiliana, larga e tonda come una remigiana. La porta una beretta sul co, precisa la paia del fiasca con zo. L'atto cagne con endit, le la usate c'era in bambit. Genio spia la visina rumena, una bella sceta valia la pena. Ma quando la sposa la hener cursida, il poer genio è la ista finita. Lei l'ha brancato e una ferla bastù, e avanti zopeta il suon sporchignù. La legnada caccia polorecia, genio vusà, ve la brutta veccia. Ma tutte le storie, le gambe al final, può che sta me par tale qual. E la sera i du spusi, i fa la pace i casolvi. Venesse in bellezza, en dellet, le la bruntulo e ronfo con te. E buona fiera dei fiori a tutti. Grazie Danilo Minolfi per questa bellissima ballata, il genio de Ur. Siedete con noi, intanto io porto via sta roba qua. Forse. Prego, prego. Allora, abbiamo rotto il ghiaccio alla grande con una simpaticissima canzone. Quello che tu hai detto prima, dovevamo dirlo adesso seduti sul divano. Quindi non sappiamo più cosa dire, hai capito? No, ma questo genio de Ur, Eugenio ovviamente, ma è il classico personaggio, credo che ci sia in tutti i paesi, no? Dove c'è sempre questo personaggio un po' fuori dal comune, ma si chiamava genio, cioè genio perché Eugenio è proprio lì Angenio, come si dice una volta, per dire l'aquila. Che è genio. È chiamato genio perché era Eugenio e poi non era un genio, però era una bravissima persona. E quindi che conoscevi personalmente? Sì, 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 anche la moglie, sì, sì. Quella brasiliana. Esatto. E la rumena invece non la conoscevi? La rumena l'ho vista ancora e valeva la pena. Valeva la pena. Allora tu la canzone l'hai scritta per la rumena, no? Per la, ma per in, realtà, questa canzone era già nata in Valle Sabbia, ma avevo fatto solamente le prime due strofe
perché l'idea era quella di darla a un nipote acquisito, perché poi lui la portasse al concorso, a uno spettacolo là. Ah, in Valsabbia. Le prime due strofe hanno 8-9 anni. Benissimo. E dopo l'hai completata in occasione del nostro concorso. Siccome ha insistito il nostro maestro Gabriel, Peter Gabriel per gli amici. Abbiamo la fortuna di avere un Peter Gabriel. E allora vabbè, e poi scusate, questa qua è una novità della prima canzone dialettale. Come giusto che sia, se uno ci mette del suo a preparare le cose, perché non dargli la soddisfazione? La giusta soddisfazione. Al massimo se sbagli. È quello che cerchiamo di fare questa sera. Al massimo se sbagli fai ridere, no? Basta. Tanto qui non siamo a Sanremo, non è questa sera. Bene. Grazie. Congediamo anche Danilo. Allora, il telefono di chi? Ah, quello del selfie. Telefono del selfie, devo pubblicare per i miei follower. Il microfono lascialo appena. Pure noi. Allora, no, un attimo Danilo. Come tutti i concorsi ci sarà una classifica che sanno solo i giudici per ora. Ci sarà un primo, un secondo, un terzo posto. E poi, siccome i brani in concorso erano veramente meritevoli tutti, sono arrivati tutti al quarto posto e noi iniziamo dalla fine, iniziamo a premiare tutti con il premio per il quarto posto. Alla fine vedremo chi ha vinto e il primo premiato è Danilo. Grazie mille, grazie. Allora tu intanto intratteni perché io devo fare spazio. Oh. Allora, il secondo gruppo che si presenta questa sera è la classe quarta della scuola primaria di Piamborno. Da alcuni anni è nato nella scuola primaria questo gruppo teatrale di piccoli attori, ora anche aspiranti cantanti, denominato I Boccia di Lino Rizza, che ogni anno accoglie con piacere iniziative e proposte del territorio, come il concorso di poesia dialettale organizzato da Raccontando Pian di Borno, la messa in scena di opere teatrali e in occasione della passata edizione della Fiera dei Fiori, quest'anno si è messo alla prova con una canzone. Accogliamoli con un grosso applauso la classe quarta della scuola primaria di Piamborno. I Boccia di Lino Rizza. Allora, Federico. Dimmi. Ah, un microfono. Sì. Microfono lo tengo io. Vai. Sì. Vai Federico. Tocca a lui, allora guarda lei. A te su. Non importa, tranquillo. Si vince lo stesso. Vieni avanti. Andiamo avanti. Tranquillo, succede anche ai migliori. A te su. Le natti ne arrivano su. Per i gran, le dietro un pericolo, spustif, angare raf, nale su. Ehi, boccio di Lino Rizza, magari le make up, poi bigari e capei, pota, er com de fan arrivo su fatabè, e allora tiro un fuori cartei. Sono preoccupatissimo. Pota, se stuf della stessa bota, no alle reguline, basta studiare le mei giugà. Mamma e papà vogliono la libertà. Fate il giretto, dice la maestra. Bravi. Noi dobbiamo far parlare qualcuno, no? No. Usciamo. Il bello della diretta. Facciamone un altro applauso, così almeno rompiamo il ghiaccio e lasciamo il tempo a loro di salire. Piccoli ma trasgressivi, siamo lieti di presentarvi un brano musicale inedito. Aprite bene le orecchie, papà, mamma e maestre, non abbiamo risparmiato nessuno. Signore e signori, siamo lieti ed emozionati di presentarvi la prima canzone inedita del nostro gruppo teatrale, intitolata La Rivolusciù dei Boccia di Lino Rizza. Bravissima!
La scioperanna rivoluciù e che sta volta i carai gran ciaciapanna le sciù e arderà il mont con gli occhi dei pi e che ricorderà che poi a luri e sta piccini perché boccia anhena volta pena nella ita e angara pur lo cagiù del sbagliar per inhi la partita. E bravi i Boce dell'Inorizza con questa bravissimi, bravissimi. Sono ancora tutti fermi, eh? Eh sì, gli hanno detto di stare fermi. Penso dice dobbiamo aspettare la fine degli applausi. Ah, ok. No, però se andiamo avanti così non vanno più via. Ho rovinato la scena, scusate. Volevo chiamare le tre insegnanti di queste due classi. Un applauso anche alle insegnanti che ci hanno messo del loro. Sheila, a nome delle tue colleghe, perché avete fatto la scelta di questo brano? Perché stiamo portando avanti un progetto dialettale assieme al territorio e quando ci si è presentata l'occasione di poter sempre parlare in dialetto ma cantandolo, i bambini hanno accettato e quindi abbiamo deciso di provare, di cimentarci in questa nuova esperienza. Non ho le parole, non so. già che ho in mano il microfono, ecco, ci tenevo tantissimo adesso a ringraziare. Compiti, eh? Sì, loro ce li hanno già, vedi, già dati. Lo sapevo. Già dati stamattina. No. Colgo l'occasione per usare una parola che tante volte diamo per scontata, che è grazie. Volevo dire grazie perché al di là di questo piccolo risultato penso ci sia un motore che funziona. E il motore sono le relazioni sociali, quelle che nascono da noi maestre e questi piccoli ai quali, con i quali abbiamo un rapporto particolare, speciale. E succedono questi piccoli miracoli proprio perché esistono questi rapporti e in più quando la scuola si dà al territorio e viceversa le relazioni si aprono ancora di più, si conoscono persone nuove e ci si arricchisce e credo che sia importante proprio l'aspetto umano, il legame che si crea anche attraverso una lingua dialettale così rozza alle volte ma che è portatrice di queste esperienze per loro e anche di tematiche importanti. E quindi vorrei ringraziare per questa esperienza anche un nuovo amico che fa parte di queste nuove relazioni, che è Gabriele Rondini. Che è il nostro maestro, nonché presidente di Ars Communorum, nonché autore, nonché arrangiatore di tanti dei brani che ascolterete stasera. Perché le parole del brano ci sono importanti, ma senza questa base musicale che lui ci ha donato, questa canzone forse non sarebbe nemmeno nata. Voi avete detto grazie a noi, noi vogliamo dire grazie. Grazie a voi. Grazie a tutti. Grazie perché sentire i bambini parlare in dialetto e in questo modo si possa ritornare a coltivare, continuare a coltivare queste tradizioni che soprattutto nelle nostre valli non vanno mai dimenticate. Quindi grazie a voi per aver fatto questo grande lavoro. Devo dire un altro grazie che stamattina non abbiamo detto ma lo abbiamo espresso in un altro modo. Non so se è presente, volevo ringraziare tanto il signor Gino che ci ha allietato e ci ha accompagnato con la sua fisarmonica
stamattina è venuto a scuola senza stancarsi mai di vedere quello che succedeva, cose che non sono da dire, porta chiusa. E loro ci fanno tanto tribulare, ma poi dopo questa rivoluzione le reguline, ma quando è ora di lavorare ormai... sanno lavorare bene e saranno degli ottimi rivoluzionari per il futuro. Grazie, ma ricordate che le reguline, allora, ci saranno sempre. Grazie. Aspettate, prego, fermatevi un attimo. A nome di tutti i bambini do alle insegnanti il regalo, guardate, notate, verde, bianco e rosso. Lo diamo a voi tre e Angela e Milena lo daranno a tutti i bambini nello scendere. Adesso scendendo vi sarà consegnato a ciascuno di voi, che siete i veri protagonisti di questa sera. Grazie, grazie ancora, ragazzi. Grazie. Vado anch'io? Vai. Intanto che loro sfollano... Iniziamo con il primo intervento di questa serata. Sì, abbiamo voluto intervallare un po' di musica e un po' di ciacole. Veloci, ciacola, veloci. Intanto che io rimetto posto il divano. I primi che abbiamo voluto sul palco questa sera, per un ovvio motivo, sono i 7 magnifici giudici del concorso Tacabanda. Un applauso ai giudici. Vediamo se arrivano. Allora, i giudici sono 7, il presidente della giuria, eccolo qua, è Mario Martini. Grazie Mario, prendi un microfono, garçon, per favore. Prego, grazie. Usa questo. Mario Martini è stato scelto da noi come presidente della giuria perché si è occupato dell'organizzazione del concorso di poesia dialettale organizzato da Raccontando Pian di Borno, che è arrivato alla sua terza edizione. E insieme a lui abbiamo scelto questi 6 giudici, perché uno stasera non ha potuto esserci, e ci spiegherà lui le scelte. Il perché delle scelte di questi giudici, no? Allora le spiego io. Abbiamo scelto dei giudici... No, perché le scopriremo alla fine, cosa ci devono dire? Abbiamo scelto dei giudici con competenze musicali, perché ci troviamo questa sera per ascoltare delle canzoni, dei giudici con competenze dialettali, e così fatto è stata formata questa fantastica giuria. Presentaci tu i giudici. Beh, anzitutto, dopo le prime due canzoni che abbiamo ascoltato, credo abbiamo avuto tutti quanti un saggio della qualità delle canzoni che sono state presentate al concorso. Comincio con Daniela, che è una musicista, cantante, suona in modo particolare il flauto, mi sembra, giusto? Poi c'è Giannino Botticchio, che credo molti di voi conoscano perché ha partecipato anche anni fa ad una trasmissione televisiva, no, con una Osteria della Cantata, e poi anche ha scritto dei libri in particolare su Cogno, ma non solo. Abbiamo poi Michele Lenzi, che è il nostro fornaretto che fa pane per tutto il paese. E parla dialetto meglio Benissimo. Di me. Perché Michele, me lo ricordo, fin da piccolo, grande così, parlava il dialetto perfettamente, per cui è proprio il classico conoscitore del dialetto fin da piccolo. Poi abbiamo Giancarlo Maculotti, che è stato assessore alla cultura e all'istruzione della comunità montana, ha scritto un sacco di libri sulla storia della Valle Camonica e scrive poesie in dialetto, ne ha anche pubblicate alcune. Abbiamo poi Domenico Fostinelli, che è un musicista, figlio di musicisti, ha dato vita all'Alfa Liscio, che anni fa era un gruppo molto molto famoso, adesso è stato un po' rinnovato, se non sbaglio. E ha scritto anche l'inno della Fiera dei Fiori. E poi è l'autore. Autore dell'inno, ed è anche l'assessore alla cultura e all'istruzione del nostro comune. Manca Vittorio Volpi,
bibliotecario, ex bibliotecario, adesso in pensione, del comune di Iseo, e esperto, grande esperto di dialetto, in modo particolare di Esine, perché lui è originario di Esine. Allora, diciamo quali sono stati i criteri di valutazione per queste canzoni. Voi le avete ascoltate prima, le avete valutate tutte insieme, è stato un lavoro molto complicato, mi hanno detto, e dici quali erano i criteri con cui voi avete assegnato. Scusa, i tre premi. Un dettaglio, solo per spiegare, i giudici avevano solamente la canzone, cioè quindi non sapevano chi era cantava. L'autore della canzone, avevano solo l'ascolto della canzone, per cui loro non sapevano chi fosse l'autore. Trenta, trenta, fa e hanto, trenta e tre, fa trenta e tre, trenta e tre, fa trenta e tre, trenta e tre, fa trenta e tre, è la matematica, le mie nupignù, è la matematica, le mie nupignù, alla meca. Ci piace il fado, è la matematica, le mie nupignù. E per hetfahem, per fahem, per quarantadù. Da quando pol Pitagora la tavola gamventat. E per pefamino, e per pefamino. Da quando pol Pitagora la tavola gamventat. E per pefamino tu me moltiplica. Cara al me Vittorio, fa modo che duma, i vegne mia di, i vegne mia di, e cara al me Vittorio, ormai te tel he già, te mai affola ca per la gen fatudia. Trenta, trenta, fa e hanto, trenta, tre, fa trenta, tre, trenta, tre, fa trenta, tre, trenta, tre, fa trenta, tre, e la matematica, le mie nupignù, le mie nupignù. Vi ringrazio. Ma grazie a lei per la sua presenza. Grazie mille. Federico, chiedo a te il premio per il quarto posto, perché noi ci portiamo avanti. Esatto. Per ora i quarti posti, quarto i posto primi tre tutti. Li scopriremo solo alla fine, tutti grazie. Quarti più. Grazie. Grazie tra l'altro, ancora. Grazie. È stato anche il mio professore di musica alle medie. Anche, poverino. Una trentina o quarantina di anni anche fa, 50, non mi ricordo più. Anche 50. E non sono diventato musicista, quindi... Asino? Ha fatto un bel lavoro. Asino? Asino sì, molto. Ecco, meno male. E adesso ritorniamo con la musica dal vivo. Un giovane interprete che è qua con noi questa sera, lui arriva da Breno, si chiama Nicola Vielmi. Ciao Nicola. Grazie per essere qui con noi questa sera. Facciamo una bella cosa, ti facciamo cantare subito e chiacchieriamo dopo. Certo, allora certo. Il microfono sistematelo tu. No, semplicemente però mi fai almeno presentare la canzone, perché certo, abbiamo qualcosa. Molti generi musicali questa sera, tantissimi e molto diversi fra loro. Questo è uno completamente diverso da tutti gli altri ed è una parodia, cioè ha preso una musica, un brano che si chiama Che date, che i bambini conosceranno, è una canzone molto molto ritmata, e gli ha trasformato il testo con una parodia molto molto simpatica, trasformandola in Che da te, qui da te. Ascoltiamo Nicola Vielmi.
Te quedes favorec, mate el fijo a la buna, que el esmache de café jura el paimen. Tenete fo la canna volta ogni trene, dopo la mente mia che te quede per he. Te che appena distante, ma tenete niena, che le tu diste polvere in tu l'appartamento. Te fiarcutina dalle doia le doie te, dopo te polvere vol divano finale he. Chieda a te il quarciato le naselle, te che le tra l'amore col mio defanito, e metai al formai che te spigano dal frigo. Chieda a te il quarciato le naselle, te che le tra l'amore col mio defanito, e metai al formai che te spigano dal frigo. Bravo Nicola. Grazie Bielmi, Nicola. Con questa parodia. Volevo salire sul palco ballando, ma ho preferito evitare di rovinargli. È stato meglio così. Esatto. Per tutti, per allora, tutti, per tutti. Cediamo un attimo anche con lui. Giusto tre secondi, il microfono ce l'ha lì. Questo è Taramore de Fasò. Prego. È il formai che spugna del frigo. Cioè, da cosa nasce questa? E innanzitutto la domanda che mi era venuta, questo spurchignù, è uno spurchignù o spurchignuna? Io. Ah, sei te. Andiamo bene. Un uomo da sposare, eccolo qua. Quindi era un annuncio per cercare moglie? Aspetta, eh. È acceso, vai, vai. No, così per... mi sono fatto l'autobiografia. Cosa? Sei fatto? L'autobiografia. Ah, sei fatto l'autobiografia. Non è un bel biglietto da visita. Lo metterò a sorridere. Ah, meno male, dai. Comunque volevo dire che sono nato a Breno, ma abito a Cividate. Sì. C'è la curva nord là che... E poi tu hai fatto canzoni per le feste di Cividate, Paneme e Cicense, esatto, giusto? E anche Santo Stefano. E anche Santo Stefano. Dunque ti piace? Sì, produco musica dance come hobby. In questo caso una pota dance, esatto. Tutta, per solo per questa sera, esatto. Per questo concorso. Bene, diciamo che possiamo prendere l'omaggio anche per lui. Sì, certo, mi hanno portato via il cesto. Ci inviterà tutti a cena perché il formai nel frigo. Nel dire che ci invitava a cena è partita la grattugia. Allora andiamo avanti e chiamiamo sul palco un altro gruppo, un'altra scuola che ha deciso di partecipare al nostro concorso. La prima classe secondaria di Esine.
Dove che sono? Non so come ecco. Faranno a passare qua. Riuscite a fare passare per cortesia? Alzatevi un attimo intanto che passano, ragazzi. Grazie. Perfetto. Sinistra, sinistra, sinistra. La vostra è di questa sinistra. Questa è la sinistra. Ok. Sinistra, sinistra, sinistra. Buon, allargatevi pure adesso ci che avete lo spazio. Ci siamo con la matematica, volete. Ci siamo con la destra e la sinistra. Ok, perfetto. Il palco è per voi e la vostra canzone si intitola Eden, le proprie belle. Bravissimi, bravissime anche voi. Chiamiamo sul palco con voi le vostre insegnanti. Silvia Bontempi, la violinista che ha accompagnato il suo violino. Il gruppo prego. Che è la il nota. Della canzone. Passa pure da qui. Vediamo, lasciate passare lasciate per passare favore. Passare per cortesia, grazie. Ecco qua. Grazie, le tue colleghe arrivano, perfetto. Daniela. Federici Cristina. Ok, grazie.
Grazie anche voi. Vediamo Silvia, se vuoi aggiungere qualcosa per la scelta di questa canzone. No, solo un grazie a chi ha reso possibile tutto questo e uno speciale al signor Gabriele Rondini. Grazie. Grazie anche a voi tre insegnanti, a nome di tutti i bambini diamo il nostro quarto premio e i ragazzi lo riceverete dalle nostre signore a fianco. Grazie, grazie per la vostra presenza. Grazie, grazie al gruppo della scuola secondaria di Esine. E grazie, prego, grazie, grazie, ciao. E intanto che loro si accomodano, chiamiamo con noi l'assessore alla cultura, al turismo e allo sport della comunità montana, Massimo Maugeri. Prego, passa pure anche tu qua. Hai un microfono? Ormai è diventato il ragazzo dei microfoni. Sì, va. Dovevo essere presentatore, ma in realtà sono lo sguattero, sposta divani, microfonista, eccetera. Prego. Prima di tutto grazie, grazie perché insieme al comune di Piancogno anche la comunità montana ha sposato con entusiasmo la proposta di questo concorso. Da anni la comunità montana, attraverso la Valle dei Segni, si spende per valorizzare la nostra Valle Camonica e anche il dialetto, giusto? Giusto, hai detto tutto tu, cosa devo aggiungere di più? È una malattia che ha, insomma. Dice tutto lei poi fa la domanda. Niente. Quando ho il microfono in mano. Per cui chiedo alla regia di spegnere il microfono così possiamo sentire l'assessore. Niente, io vedevo, prima si diceva che una cosa che si dà un po' per scontata, ma è giusto sottolinearla e grazie. E grazie perché io facevo un po' una riflessione prima. Quando ero piccolino io, cioè un bel po' di tempo fa, in casa mia si parlava, no, mio papà è siciliano, poi quando mia mamma andava a parlare con i suoi genitori parlavano sempre tutti in dialetto. Ora le famiglie del tempo d'oggi difficilmente parlano il dialetto e questo quando si parla di cultura è una cultura che stiamo perdendo. Mia figlia che ha 7 anni ogni tanto viene da me e mi dice «Ma papà, questa parola dialettale cosa vuol dire?» Perché ogni tanto lei sente qualcosa in giro, ma siccome non la sente a casa sembra una lingua straniera e lei viene da me a chiedermi che cosa significa. In realtà per chi non abita da queste parti sembra davvero una lingua straniera, perché fuori da qui si va anche solo a Milano quando si parla il dialetto stretto, insomma. Sembriamo arabi a volte. Esatto, sì. Sì, però prima si diceva anche che è una lingua un po' rozza. Io non sono d'accordo, perché il dialetto è la lingua del nostro territorio e noi non siamo persone rozze, siamo camuni, siamo orgogliosi di esserlo e se lo siamo è anche perché usiamo questo dialetto. Siamo solo un po' orsi alcune volte, però in questo periodo gli orsi non è che sono proprio così ben voluti, però un pochino orsi lo siamo, dobbiamo dire. La generosità dei camuni è impagabile. Però siamo gente di cuore, sì. Sì, però io volevo esprimere un concetto, se me lo lasciate dire. Certo. Allora, cioè, la prima volta che un assessore non riesce a parlare. E quindi volevo dirvi grazie, perché grazie a eventi come questo e date la possibilità non solo a noi grandi che siamo un po' abituati ad ascoltarlo e qualcuno a parlarlo, ma anche ai nostri ragazzi di impararlo. Questo è sicuramente molto importante, ragazzi, siate fieri di essere camuni, siate fieri del posto dove abitate e sappiate che non è, come dire, un modo di essere un po' di parte, ma noi siamo camuni anche perché il nostro dialetto è il dialetto camuno. Dopodiché qualcuno mi dovrà spiegare perché da un paese all'altro alcune parole cambiano. Faccio un esempio: a Bienno mezza si dice mesa, a Berzo meda. Io vorrei che qualcuno mi spiegasse per quale motivo sono queste differenziazioni. È un po' come scoprire perché i casonsei sono diversi da paese a paese. Ma lì è una cosa che si mangia e qualcuno vuol mangiare in modo diverso. Quindi niente, la mia parola è grazie, la comunità montana non poteva che
essere al vostro fianco in questa bella iniziativa che va a insegnare anche ai nostri giovani la nostra lingua dialettale, e quindi non potevo che essere qua stasera. Ringrazio anche l'amministrazione comunale che ha organizzato tutto l'evento della Fiera dei Fiori, quindi anche al sindaco va il nostro applauso, perché organizzare un evento come questo veramente è uno sforzo importante, quindi grazie sindaco. Avremo modo poi di ringraziarlo più tardi. Com'è andata la Sarni Colovere? Allora, sono arrivato in fondo con un buon tempo, bene. Ma le conseguenze fisiche sono state notevoli. Pesanti. Ma no, sei qua in piedi? È passata solo una settimana. Ecco, se fossimo in un contesto un po' privato vi racconterei un po' di cose, è meglio non raccontarle. No, perché sopra Mariangela continua a parlare, quindi finiamo. Va bene, grazie e buona serata a tutti. Professore Vaugeri. Ti aspettiamo alla fine per le premiazioni. E adesso ritorniamo con la musica, ospitiamo un'autrice che non è interprete, chiamiamo con noi Michela Arrigoni. Eccola qui, la facciamo accomodare sul nostro splendido divano, prego. Potevamo scegliere la scala come a Sanremo, invece abbiamo deciso di un divano anche per sedersi noi, che siamo un po' anziani. E quindi Per te, per favore. E quindi abbiamo scelto il divano. Allora, siamo con Michela Arrigoni. Che arriva da Vilminore, dunque abbiamo l'occasione di ascoltare un dialetto diverso, un dialetto di Bergamo, come diceva Massimo prima. Un ulteriore. Sì. Ti lascio parlare? È inutile che mi guardi. No, io guardavo lei, doveva parlare lei, non io. Cosa posso dire? La mia la più scelta, che... l'idea sì. Allora, e la scelta di questa canzone. Io avevo scritto una poesia per me stessa, diciamo. Poi mi hanno detto, è meglio se la metti in musica. E non sapevo come fare. Allora ho trovato il mio chitarrista di fiducia che mi ha messo anche la voce e l'ho trasformata in una canzone. È un po' malinconica perché parla, posso dirlo adesso, posso spoilerare. Certo che sì. Prima diciamo il titolo. Il titolo è, dillo tu. La Digo ad Old Glenn. Quest'anno trascorre il centenario del disastro della diga del Gleno e ho provato a mettere giù quattro parole in poesia, ecco. Allora noi ce l'ascoltiamo, poi magari ci facciamo due commenti dopo averla ascoltata. Ascoltiamoci quindi La Digo ad Old Glenn di Michela Arrigoni. Parli di una tragedia e sento anfa, la digo d'Old Glenn spaccato a metà. O il prim de dezembre, de mattino alle sette, inundato, le partito al foschi al freddo. O il guardiano il sospettato argot per le crepe formate nel gir de poco. Ero provata dall'allarme, ma purtroppo l'era tarde. E di una me la seda arvido, e fino a corno le riado. Dopo mesuro tutto l'ero terminato, che disastro le resta. Cademo lide, persone decedute, tu sei che usavo, e genitur. Che mancao a scalvire resterà sempre in da memoria una vicenda che la fa la storia. Ti ci morge spel mio domentega e la colpo non mo il signoro la sa. Vedevo Michela emozionata e sinceramente credo che molti questa sera ascoltando questa canzone si sono emozionati, soprattutto coloro che ricordano questo disastro o lo hanno letto sui libri, hanno visto documentari, che è stato davvero un disastro immane. Sì, ha toccato anche un pezzo di Valcamonica, perché comunque da Arfo la zona di Corna è arrivata fino lì, quindi un po' disastro l'ha fatto anche lì, più lì che neanche. E siccome credo che tu in quel periodo non ci fossi sono passati 100 anni, dai, Federico è più giovane di te, ne hai poco meno di 100 tu.
Infatti ho detto credo che non ci fosse, era per arrivare a fare la domanda, nel senso che cosa ti ha fatto scegliere questo ricordo nello scrivere questa canzone, questa poesia poi musicata? Ma comunque in Val di Scalve se ne parla tutti i giorni di questa tragedia. E quindi i nonni te ne parlavano, zii, tutti gli avi te ne parlavano di questa tragedia, e comunque chi è cresciuto in Val di Scalve è una cosa che ti resta. Infatti, sulla pelle, sì. E voi l'avete lì, sì. Guardando il vostro territorio. Esatto, sì, sì. Primo dicembre 2023 saranno cent'anni. Cent'anni, sì. E ricorderemo, sì. Ci sarà modo di ricordare questo triste avvenimento, sì. Sperando che cose del genere non capitino più. Esattamente. Bene, noi ti ringraziamo. Niente, voglio solo ringraziare, sì. Il mio chitarrista e mio vocalista Andrea Belingheri, che non grazie. È potuto esserci. Grazie. Grazie a voi. Aspetta, diamo anche a te l'omaggio. Il quarto premio per adesso. Quarto premio per grazie ora. Mille. Grazie mille mai. E anche per il tuo chitarrista. Grazie. Federico, mi sono dimenticata di dare il premio a Maugeri. Adesso te la vedi tu. Devo andare in comunità montana in ginocchio. No, quando sale per le premiazioni. Quando dovrai chiedere il contributo, qualcuno si ricorderà. Che non abbiamo dato il premio. No, c'è per. Allora andiamo avanti. Perché andiamo avanti, i tuoi ritorniamo. Problemi non sono i problemi di tutti. Sono i problemi miei, però, e sono fondamentali. Ritorniamo. Il prossimo ospite partecipante al concorso Tacaband viene da Rovato e si chiama Roberto Viesi. Eccolo qua. Buonasera. Questa sera Roberto canterà dal vivo la canzone che ci presenterà, adesso sentite il mio dialetto, Dude me, Quaterminüch, ci siamo arrivati, un altro dialetto, il dialetto di Rovato, ascoltiamolo e poi sì. Chiacchiereremo con lui. Esatto, la canzone parla dei mesi dell'anno che arrivano uno dopo l'altro, ma in una maniera un po' triste, cioè neanche triste, malinconica, subita, i mesi sono subiti. Microfono del... Facciamo regia, c'è? Sì, okay, sì. C'è. Eccolo là. Sì, questa persona subisce i mesi dell'anno invece che viverli pienamente, quasi come se fossero una via crucis. Ci si rassegna, si tende un po' a vedere il brutto e il freddo quando fa freddo e il caldo quando fa caldo. Non anticipiamo troppo, ascoltiamo. A me sembra basso questo microfono, no? C'è basso, sì. In altezza, basso o di volume? Basso in altezza, sì. È basso anche nella spia, alle prove era più alto, va bene. Va bene così? Sì, vediamo. Ok, ascoltiamoci quindi Roberto Viesi con Dude Smith, Quatermenage. Con l'anima svelata che van finendo il cuor, svenir col fiat l'insomna, de già se mi sentì, febbrera adesso al prua, a quarcia sui magù, con carte colorate, sul gris de tecide, de mars l'umore il cambio, ogni ora, ogni minuto, sarit come bambos. Sapiens come recoc, avril più generus, el fambia scaldaios, con el sul, con el vent, con l'amour. Che ma San Cruza, spete che vegne scur, maggio l'esaria, San Quace in fondo orme, na sciafa se la sguanza, la mare sbalda fo, le segne e la memoria, la turna a poco,
Elle sous le bel oeil qui pique, à le ses seul coupi, à le suga la rosada, et la hoya de l'aura, et ost mercant de stoffec, al gota fam suda, mal le mei, que de fred barbota. Settembre galanton, senza fasse bordel, con le somamo calde, ma messi a suoi pensier. Utuer niente ne me, somia come ciapal, è un po' come la eto, che la ta fai sgambec. Dismes passa c'en fressa, e november silenzius, e ta fissa coiec gris, come a di fasse du canc. Desember sbassa il copper, più di vardam nel cœur, di le ma e te ci sema sariam più. Sariam più. Grazie. Complimenti a Roberto Viesi. Grazie. Anche tu siediti un attimo con noi due secondi per questa canzone Du Desmes Quatermenage. Du Desmes ovviamente perché ha raccontato i 12 mesi. E i Quatermenage? È la durata della canzone. Ah, Quatermenage è la durata. Quindi raccontato in 4 minuti. Raccontati i 12 mesi in 4 minuti. Sì. Qui la musica è nata molto prima del testo e casualmente la musica è nata 2 anni fa. Riprendendola in mano quando mi hanno chiesto di partecipare, l'ho esaminato e ho visto che erano 12 strofe. Cosa potevo dire in 12 strofe? Proviamo a parlare dei mesi dell'anno. Però i mesi dell'anno, come dicevo prima, come anticipavo prima, non vissuti con ottimismo, subiti, un po' perché c'è stata la pandemia, un po' perché abbiamo il vizio magari di piangersi addosso. Quindi i primi mesi fa freddo, poi in febbraio c'è il carnevale che ti tira un po' su, poi pare che a marzo, pazzerello, ci sia l'umore che cambia. Aprile con la buona stagione si è tutti più aperti, nascono gli amori, sbocciano i fiori, fiorellini. Ecco, una domanda, ma è la prima esperienza di canzone oppure hai in passato già affrontato questa avventura? Io ho il vizio di scrivere canzoni da quando avevo 17-18 anni per i fatti miei, nei primi gruppetti rock, quindi si facevano i Deep Purple, si facevano quelle cose lì, ho cominciato anche a scrivere cose mie. Poi ho avuto la fortuna negli anni, verso il 2000, di conoscere la cantina di Ermete, che ha sempre fatto canzoni dialettali, ha scelto di fare canzoni dialettali fin dagli esordi, e sono entrato anch'io e ho cominciato a scrivere cose per loro, e in questo caso l'ho scritta per me. Ebbene, a noi ha fatto piacere averti ospite questa sera con noi e che hai partecipato a questa prima edizione di Tacabanna. Grazie quindi mille. Anche il quarto a premio Viesi. Anche a Roberto, facciamo cambio. Grazie mille. E io devo tornare a spostare i divani.
a qualcuno tocca, a me no. Dovrò passare anche il folletto prima di sera? Di sicuro dobbiamo riportare il tappeto pulito, devo ricordarti questo. Siamo con un altro gruppo numeroso, ritorniamo a Piamborno e ospitiamo le classi terze della scuola secondaria di Piamborno. Prego ragazzi. Allora, qua arrivano da ogni dove, non schiacciatemi piccoli, non schiacciatemi piccolini perché ci servono per il futuro. Siamo a posto? Ok? Prego. La canzone che ascolterete tra poco è un inno di versi scritti da noi ragazzi delle classi terze su un componimento, su un cibo a noi caro. In seguito abbiamo tradotto i versi in dialetto e poi li abbiamo rappati. Nella nostra canzone ci sono ricordi ed emozioni legati ai cibi della nostra infanzia, ma anche quelli della nostra età. Perfetto, allora ascoltiamo Öle fa Anvias. Piace della festa grande e mele con lo sgabidì. Che può demaià tosso halat per diente grande o diente aperto. Quanche te mai e compagnia diente più bella la tua via. Ore cambia, dai
Dakota e che è la Canada, che unisce la contrada. Patate, heche e gustuse, te amaie con le muruse, i bigoi roh e della padella, i emuf come della balera, da qua cagno mangia il sushi, che le crue e degli shoes, ma il blu de tuc arresta sempre il paestrino. Dove cambiamo? Tra i piatti e le papà, perché quante che mette ne le corri in caur. E che le età che fa, come la prima volta da stasi mi può innamorare. Bravissimi, bravissimi, bravissimi. Bravi, bravi, bravi. Potama. Chiamiamo. Potama, che sushi po è il più burro. Chiamiamo con noi le tre insegnanti. Le. Allora chiamiamo sul palco le insegnanti. Le insegnanti, Silvia Bontempi col suo violino. Monica Federica. E la professoressa Cristina Zanotti. Grazie. Grazie. Il violino da quella nota di non so che al tutto. Allora, facciamo parlare Cristina questa volta. C'è qualcosa che vuoi aggiungere su questa canzone? Nulla, solo la magia di chi ha accompagnato e creato questo momento. Grazie. Diamo anche alle tre insegnanti il quarto premio. Ragazzi, nello scendere ve lo anche daranno per voi ci le sarà nostre signore. Il premio. Che belli questi occhiali. Complimenti. No, adesso. Grazie, un applauso fortissimo anche alla classe terza della scuola secondaria di Piamborno. Anche le prime e le seconde erano presenti nel coro. E adesso... Allora, intanto che io risistemo il divano... Sì, ricordati dell'aspirapolvere dopo. Chiamiamo con noi il sindaco del comune di Pianconio, Francesco Sangalli. Un microfono, garçon. Facciamo passare prima i ragazzi... Ecco Francesco, grazie per essere qua. Io questa sera ero in difficoltà a chiedere di essere presente. Perché noi sappiamo che il sindaco nei giorni di fiera è ovunque e si occupa di qualsiasi cosa. Oltre ci sono l'aspirapolvere dopo sul tappeto. Lo teniamo qua. Allora questa sera ho detto, vabbè, se riesce a ritagliare un momento per essere con noi, e lui dice no, vengo volentieri, che sarà gli unici minuti in cui sto seduto, e credo che sia così. Sì, non è proprio così, no. Diciamo, no, allora tu sai Federico cosa vuol dire organizzare la fiera, perché tanti anni l'ha organizzata insieme a me, vero? Sì, sì, ricordi? Vero, vero. Quindi era una poi siccome era facile, allora ho smesso. No, però diciamo che per un sindaco è emozionante passare quattro giorni e passare soprattutto una serata come questa insieme a tanti bambini e sentire il dialetto, no? Tornare indietro nel tempo. E la Mariangela ne sa qualcosa perché siamo cresciuti insieme. Nella nostra contrada io non parlavo in dialetto. Sì, però i nostri genitori ancora adesso parlano il dialetto. Spesso, volentieri, io quando vado a casa a pranzo con la mia mamma, lei parla ancora il dialetto, no? E lo parla molto con l'emozione, no? E spesso volentieri io arrivo lì e vado in panico perché lei comincia, no, va veloce, parla dialetto, gli dico, ascolta mamma, parliamo un po' in italiano, e fa, pota megherie mia,
No? E allora, insomma, nasce un attimino questa cosa. E vedo questo lucido nei suoi occhi, e penso che anche il tuo papà, perché spesso e volentieri quando ci incontriamo, io e lui un attimino... Parlate in dialetto. Parliamo in dialetto, esatto. Più lui che parla e tu ascolti. Sì, esatto. No, no, però diciamo che siamo cresciuti in una bella contrada. Ringraziamo davvero il comune di Bianconio, sì, che ci ha dato questo spazio all'interno della Fiera dei Fiori. Certo. Essendo una prima edizione è stato un po' un salto nel buio, perché non sapevamo neanche noi come poteva andare, e voi ci avete dato questo, il permesso di far parte di questi, di questi quattro giorni di eventi. Qui all'interno di questi eventi c'è stato anche questo concorso di Tacabanda, che no, credo penso che sia, penso che si collochi. È un onore per noi. Vabbè, questo, allora, io so cosa l'associazione Camunorum organizza, e quindi so benissimo, e quindi anzi quando mi ha chiamato la Mariangela ho detto: perché non troviamo la location qua? Anche perché ho detto, sai, spesso e volentieri alla fiera piove. Sì, ma no, infatti. E quindi abbiamo detto: guarda, qua abbiamo tutto, la location all'esterno e in caso all'interno. Però grazie, grazie di tutto, è una parola che è frequente. Grazie a tutti quelli che lavorano durante la fiera, che non vi immaginate quanti sono perché... e vuol dire che è una comunità viva. Sì, esatto. Ed è importante. Ringrazio tutti loro, perché per noi sindaci diventa facile tagliare il nastro, ma le persone che lavorano sono tante. E questo è davvero è la realtà, perché Bianconio, sì, è un comune dove i volontari, quando li chiami, ci sono. Esatto, è una cosa importantissima. E adesso ci aspettano, grazie, ancora due giorni pieni di Fiera dei Fiori. Esatto. E... grazie al nostro sindaco. Grazie mille. Grazie Francesco Sangalli, grazie. Poi il regalo te lo do dopo, così evito le figuracce. Puoi scendere da qua. E adesso andiamo con un'altra cosa nuova per questa serata. Parlavamo di canzoni. In questo caso possiamo anche sederci, visto possiamo sederci. Ascolteremo. Io mi metto in mezzo. Non abbiamo l'ospite, cioè non abbiamo l'autore. Perché ha avuto un inghippo familiare dell'ultimo momento, aveva già prenotato treno e albergo perché lei arriva da Brescia, non ha potuto venire purtroppo, ma sicuramente ci starà guardando da casa, e andiamo io e te ad ascoltare. Sì, che perché dicevamo i generi sono tanti, in questo caso non è una canzone, è una poesia. È una poesia raccontata e con un sottofondo musicale, e che ripercorre alcune tradizioni, alcuni piacevoli momenti dello stare seduti su una panchina all'interno di un paese. Ce l'ascoltiamo e poi magari diciamo qualcosa in più. Prego, ascoltiamoci quindi La banchetta della Contrada de Fol di Antonia Ducoli Oria. Quando io mio la televisione per far circolare le notizie, le campanate le fonne delle contrade. Dietro auto da banchetto fu del Burtù, da Hiro da Boheno, e le cicerà un po' di tutto. Ma come succede anche in qui, con i giornali, le ghetta cadre anche al Côte de Pieux. Quando gli erano tante, le ghetta a mia con la banchetta, le mandai i pigli con caldo del cane. Le stavo comode finché ne ho chiuso. Ma il ghegno mio neanche in mente, dico puro. Boh, le fa le confidenze, le dislure i segreti, anche se del segreto lo ghiepo poco. Al di dopo la chiedo tutto il paese. Le contavo dei murù, degli animali, dei pregi, dell'acceso, dei colci. Ma in altri paesi an soffre mio la solitudine, come dice il succede invece in delle città. Notre an retruo son della banchetto e parla dei problemi dello spirito, dei morti, dei vif, del signor, di tutto insomma. E anche ben ho proprio tre a tutto, con calma e con cognizione. Anche a me il te è tu fa, anche sempre il gusto di fare e di pensare. E dal te, anche di parlare,
de Penhar è sognar, perché il tempo de Penhar è ognar le presciure, le giù perigo coraggio per fare le robe fa de be, come è abituato a non tricamoni, che non rampo il vade che a volte man è gente seria ed è curo. A proposito, Caterino, e sentite la Maria che l'ha fatta al muro? Invece la Teresa Alberto è più in hemo. La fiola dell'Urcolino l'aspetto a voi. Madonna, Madonna. Ma io le fa con la squadra del calcio. E invece il Bortoli dice che... caro. Lei al parco la hiene got. Dai, la tanto nutre che entriamo nei gonne. Ah, per carità, ma che entriamo proprio nei gonne. Ma che dice il marito? Ha fatto l'uro di na a dormire. E alla non mi dormì. Ho avuto il permesso dall'autrice di concludere la poesia che finiva con Buonanotte Maria, Buonanotte, perché era la parte finale. Erano le due comari che Antonia spettegolavano. Antonia Duccoli Oria vive a Brescia, ma come avrete sentito anche dalla cadenza del dialetto è di origine comune, e la Contrada de Foll, dove c'è la banchetta di questo racconto, è la contrada che c'è vicino al Ponte della Madonna a Breno, e quindi i ricordi arrivano da questa contrada de Foll. Lei ha scritto una poesia in italiano e da questa poesia ha estratto un brano che è stato musicato con i colloqui di queste due signore. Un segnale anche sul pettegolezzo, che sembra sempre che nessuno sappia niente, poi alla fine sanno tutto di tutti. Tipico dei paesini, dei nostri paesi della valle. Facciamo un applauso a Antonia Duccoli Oria, che sicuramente ci starà guardando. E adesso andiamo con un fuori concorso. Allora, chiamiamo qua sul palco con noi Fulvia Clisenti, che è la presidente dell'Andos Valle Camonica, e poi vi spieghiamo il perché. Ciao Fulvia, grazie per essere qua con noi questa sera. Vieni qua in mezzo. Microfono. Allora, io direi una cosa. Che io orbacina, fin mia saltato del palco, né? No, tranquilla. Non riesco via da lungo e tra. Cioè, no, le desghie comunque, c'è tanto. Ho usato il denaro le luci prima. Allora, facciamo una cosa, ci sediamo, ascoltiamo e poi vi spieghiamo il perché stiamo ascoltando questa canzone che è fuori concorso. La canzone si chiama Brescia, Leonessa d'Italia. Prego, siediti sul nostro divanetto e ascoltiamo con te. Allora Gabriele, me gran naur de fat registrare queste guerrie, perché con Michele Gelmini l'ha cominciata intunamela la lui, me mi ricordo che quando ero piena ne ero quella con la maestra Galanti, quando fa le feste degli alberi, lei la gira perché la canhuque che era un ninno de Brejo. E qua anche che è stato il Covid, tu che cantava l'inno d'Italia, e mi ho detto, ma porco che non è possibile, che la hai in hu. Mi ho rivolgito a tutti e in hu, e era guarda da quell'inno che più o meno lo fai se. A te, terra mia natal, Brescia Leonessa d'Italia, si innalza il cantico e va. A te, terra mia natal, Brescia Leonessa d'Italia,
testa d'Italia si innalza il cantico e va nel cielo azzurro d'Italia di te fertile città per opere di braccia e di pensieri su di te dall'alto colle, dall'alto del colle Cidneo, le memorie e le glorie dell'antico tuo valor. Salirono su quel colle i padri nostri, gridando libertà. Ed il popolo sulle barricate del destino piegò la volontà. Brescia la forte, Brescia l'indoma, beverata dal sangue nemico. Brescia leonessa d'Italia. Eccoci, dalla voce di Emanuele, tu hai buttato lì un'idea, Gabriele, ma anche perché quest'anno Brescia e Bergamo sono capitali della cultura per il 2023 e a te è venuta questa idea. E Gabriele, visto che non aveva niente da fare, appunto, ti ha dato corda. Prego. Appunto, non aveva niente da fare, per cui ha pensato di darmi corda. Ma ti dirò che questa cosa, come ho detto prima, era pensata da me quando c'è stato il Covid. Tutte queste canzoni dell'Inno d'Italia, ma sì, bellissimo, voglio dire, ma dico, abbiamo un inno di Brescia e non lo conosce nessuno. Ho scritto su tutti i social, ho provato a mandare una mail in comune a Brescia, ho mandato, che poi probabilmente non l'ha preso perché si vede che non sono mica loro che gestiscono le loro, i contatti sui social, al cantante lì di Brescia, Francesco Renga, e morale che nessuno mi ha ascoltato. Però prima di chiudere gli occhi volevo che questa canzone non andasse persa, perché voglio dire, è un inno della nostra città, della città di Brescia, e mai come in questo momento lo sentivo che anche i nostri bresciani tutti lo conoscessimo. Per cui anche quando si fanno le feste degli alberi i bambini cantano l'Inno d'Italia o la canzone del Piave, di solito sono le solite canzoni, ma abbiamo questo inno e da domani credo che sui social lo metterò dappertutto, perché dopo al Hinde Debreha che farò un Henya e sé. Ecco, perfetto. Dunque questa sera noi l'abbiamo sentito in anteprima, era giusto così, visto che Gabriele ci ha messo tanto lavoro, Emanuele ha prestato la voce e c'era il corretto di Gabriele dietro, e da domani diventerà pubblica. Hai detto che vuoi mandarla anche a Renga, giusto? Certo. Se vuoi vado io a portargliela. Guarda, andrei anch'io. Andiamo insieme. Sì, andrei anch'io. Sai, anche solo per ricevere un bacino da qualcuno che mi passa per più. Va bene, ti ringraziamo tanto, grazie per essere stata con noi. Quindi dalla valle a Brescia arriverà l'Inno di Brescia che loro non sa neanche di avere, in sostanza. Infatti. Diamo anche a te, non sei in gara, ma il quarto premio, il ricordo di questa serata. Grazie mille. Grazie mille, Fulvia. Non so cos'è, ma comunque grazie. Lo scoprirai. Come tutti i regali, si scopre solo aprendoli. Solo vivendo. Ok. Allora, andiamo avanti con il concorso e chiamiamo sul palco. Un altro autore e interprete che si esibirà dal vivo. È l'unico che questa sera suonerà anche dal vivo. È sceso da Malonno per noi, Armando Simonini. Allora, perfetto,
Armando è appassionato di musica fin da bambino e ha incominciato a muovere le prime note musicali sul piano. Verso i 15 anni si avvicina al palco grazie al teatro con la partecipazione a alcuni musical che lo porteranno in scena negli anni nei vari teatri a livello provinciale. Inizia a comporre brani inediti, spinto dalla voglia di raccontare e trasmettere qualcosa tramite la musica. Nel 2017 pubblica il suo primo singolo che anticipa l'LP del 2020 dal titolo Oasi, un album dalle sonorità pop cantaturali. Ma è tutto vero se l'hai sognato stanotte? No, per me l'ha inventato lei. Infatti, anch'io sospetto. Ma no! Vabbè, lasciamolo cantare che è meglio, credo. Ascoltiamo Armando Simonini con La balada del Minadur. Lì la balada del Minadur, e anche il monte che è più culur, ma appena il neger delle toma, per porta in tavola un toc de pa. Lì la balada del Minadur, se partì e le ramo scur, e se torna senza di mai sur, anche stra in morte giù di più. E la balada dei Minadur, io le turnaca a festeggiare le nostre spuse con quel bu e quei nospi sempre in bras, per chi sentite le fatiche le poteva sparire in col, e si scalda un po' le mani e si scalda un po' anche il cuore. E la balada dei Minadur che col freddo non smette mai di sgobar, col nospico sempre in mano. E la balada dei Minadur, delle fatiche e del dolor, perché la polver che le ha miata la si infila per far malà. E la balada dei Minadur, che la turnaca festeggia le nostre spuse con quel bu e coi nospi sempre in bras, per chi sentite le fatiche le poteva sparire in cuore, e si scalda un po' le mani, e si scalda un po' anche il cuore. E la balada dei Minadur, che ormai chiede più nigu, a se se più neanche il rumor, andaste specie de presu, le pore anime della sede, so che parla col signor, con l'urghini sempre in mano, adesso forse un po' balà. Grazie. Bravissimo. Armando Simonini con la balada del Minadur. Vai. Vado? Vai. Sposto i microfoni e tutto. Allora, hai un microfono per lui, stiamo in piedi così guadagniamo tempo perché sì, ho troppe la robe serata qua. Si fa sì. Lunga. Allora, questa canzone ci dici tu da cosa nasce? Allora, avevo... È da tempo che io scrivo qualche canzone, come ha citato Mariangela prima, pop, mi piace scrivere sullo stile cantautorale, però era da tempo che avevo voglia di fare una canzone in dialetto. Visto il concorso che mi è comparso sui social, ho deciso di provare. E la tematica invece è stata scelta in base un po' alle sensazioni che mi ha portato la musica e anche il fatto proprio di scrivere in dialetto, quindi parlare di qualche cosa che mi veniva trasmesso dai miei nonni, dalle persone magari un po' più su di età di me, e di una realtà che si trova proprio anche vicino a casa, perché a Malonno abbiamo una fitta schiera di miniere, adesso diventerà un parco minerario, quindi ho parlato proprio di qualcosa vicino a casa.
Bravissimo. Bene. Grazie. Bravissimo. Ringraziamo Armando Simonini. Grazie. Per la partecipazione anche al nostro te, concorso. Scusami, anche a te il quarto premio per adesso, quarto premio per tutti. Attenzione al cavo da staccare. E noi andiamo avanti con il prossimo autore, che si chiama Augusto Poli, e invitiamo qua con noi. Augusto, c'era. Eccolo là, sta arrivando. Augusto Poli, che è autore e non interpreta la canzone questa sera, ma l'ascolteremo, la sua canzone, ci presenta un brano che si intitola L'emigrante e parla proprio di questo amico che se ne va in Africa per lavorare. Ascoltiamo subito la canzone e ci sediamo sul nostro divanetto. E poi la commentiamo poi dopo al termine. Ah, perfetto, stiamo... Ok, rimani in piedi e noi... Ci sediamo e dopo ci alziamo. Ascoltiamo la canzone. Ok. Perfetto. El me amis en del me dis ha pizza tuch no via de que pensar un poco anche a te d'umma me parte proprio de pre la heran va fo a mangiar bulletose con bacalà e quater liter de prove bu el me haluda con la cripu me ne parte dal me pegnar quater stras e l'alis con me annas cu me ha me fo a te me marita ante me turmentre l'era al desin tel vede che artando dise che proprio te dedre de lu ma arda te giuna de quindes oltre de te le la me forna te le chiedi turna in tre me colla nell'altit uota in isi tu mandi a le tre e guarda me risponde a me pensai per ave hudu nasas quijas color carbu per mil cada namade bian olme la teda apre o che de fian corrispondenza proprio in bel po' vita un po' dirà in certe luoghi e il turno andrà con del mago perché in Sudafrica anche d'orribe il più me ne parte dal me bel miar water stras e l'alis con annas cum'è a me fo a te e maritat ante me turmentre le l'ultim de questo an sta pa butiglie no fa grandan te ricorda pulenta o sei ma questa era a mangia cano sei i tomi sa moie che i crini scarsa come te pandre e il gannaur che non può ferma e il te calpula e laura me me parte dal me belgnar water stras e l'alis con me annas cum'è a me fu a te
mi marita a me mi torna in tre. Allora, ci siamo ascoltati la canzone di Augusto Poli, L'emigrante, e la storia di questo amico che se ne parte per il Sudafrica e promette di tornare poi sposato, e il paese poi si sorprende quando arriva, ma la sposa è bianca, perché nella credenza del paese il Sudafrica al sarà neger, no? È un po' questo il senso della canzone. Io ho sempre pensato così, mi ero immaginato... labbra grosse, naso schiacciato, per me l'africano doveva essere così, invece in Sudafrica ci sono giù più bianchi che neri. Boh. E quindi questo è il motivo? Sì, il motivo del... comunque l'amico l'ha trovata molto bella, e anche la moglie che addirittura è sarda, quindi parlando di emigranti, noi italiani siamo un popolo di emigranti. In generale, sicuro, sicuro. Perfetto, la ringraziamo della sua presenza questa sera. La salutiamo con il quarto premio che abbiamo dato a tutti. Grazie, e grazie per aver partecipato al nostro concorso. Grazie ad Augusto Poli. E andiamo avanti con la prossima canzone in concorso. Questa sera non c'è presente l'autrice. Ha avuto anche lei un impegno dall'ultimo minuto, però come abbiamo ascoltato le altre canzoni, ascoltiamo anche la canzone di Caterina Damioli di Cividate, che si intitola La Primavera. La Primavera. Era lei la più bella stagione, la che piace a tutti, e la che fanno giù, tanci la ur, chi la fai herbella, la cargo per tutti, della carrella, la porta al bel tè per i fiori e le piante, le rio le rondinine, l'aga che le cante, nei praci la terra, le pronta per laura, gli uomini le forne, che dan grande fa. Sciuline pearl, tafone i prati, le cure in uili, che gli è dehedace, po' all'ur come i pi, capi più le redù, portai di ter la hera, l'engranto e sciù, di giù all'aria libera, come fanna volta, e in bici a cundì, o a picca la porta, le here gli è longhe, l'aria le amo fina, le ciar la hera, e cur la mattina. Era che in giro l'amor, i matei alle matele, che regaleremo ai fiur, perché adè le più come una volta, prima che parlavo, adè che incontro, mami al cinema, in piago da dottori, da coi telefoni, a crierde per l'ur, femmini de grignà, con te la prima era, e incontri del bu, le chieste l'aita era. Thank you.
re, la murudo il murù. Basta comincia, ardaha mo il mu. Finirà la prima era, al hoporio realistà. Tendere in vacanza, che il hai al butto al mar. L'amore il poderà, digo più e tanta costanza. Che il hai a me al prat, o appena andenna stanza. La prima era lei, la più bella sta giù. Male il mio segreto, di dega la nevù. Applauso anche alla canzone La Primavera di Caterina Damioli. La voce era quella di Gabriele Rondini e questa la signora Caterina è un'insegnante anche a lei e ha voluto, visto che è amante del dialetto, ha voluto mettersi in gara per il nostro concorso. La salutiamo che anche lei sicuramente starà guardando la nostra diretta. E adesso andiamo velocemente, visto che siamo quasi alla fine, chiamiamo con noi un altro autore che ascolterà la sua canzone sedute sul nostro divanetto. Lui è Luigi Legrenzi. E viene da Ospitaletto. Vediamo dov'è. Vediamo. Eccolo qua. Ah, ecco. Eccolo qua. Luigi Legrenzi, ci sediamo, ascoltiamo la canzone e poi scambiamo due parole. La canzone si intitola Canta la vita. Ascolta la musica del vento in primavera, sta per delle ore a cerca il sol tra tante stelle, leggere in dei occhi di una persona la sua storia, o capina poco senza fare una domanda, spandere le speranze come fa con le sommesse, leggere sulla pelle delle tombe mi lo carese. Cantana canzone da col tempo e fa la posto, creder che servirle appena e dopo basta. Canto la vita le che sto la strada, cerco la vita le che sto l'estrano. Canto la vita le che sto la strada, cerco la vita le che sto l'estrano. Risposto, fa del bella senso, senso che ti mai fa l'apposto. Creder che la morte sia un sistema per rinascer e che le do lacrime le si smio sempre pianser. Da sempre final con le toale de ricambe. O fa fino un pas ma che si è sfatto con le to gambe. Sta lì a vardan fiorenta che tuci cor per strada. Salagoso che stampando alla cascata, canto la vita le che sto la strada, cerco la vita le che sto l'estrano, canto la vita le che sto la strada, cerco la vita le che sto l'estrano.
alziamo. Canta la vita, Luigi Legrenzi. Allora, ci dici tu da dove è nata l'ispirazione di questa canzone, come nasce? Allora, così, siccome siamo abituati a una vita frenetica, sempre standardizzata, sempre uguale, ho cercato dei momenti, dei flash, dei momenti, appunto, delle immagini per una vita alternativa in cui, non so, mentre gli altri corrono per strada, fermarsi, fissare magari la goccia che sta accanto alla cascata, perché tutti guardano la cascata, ma c'è anche la goccia lì vicino. Cioè una vita diversa, più attenta ai particolari e meno banale, insomma, ecco. Bene, direi una canzone che nasce dal profondo, in sostanza. Sì, 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 e vorrei che fosse meditativa anche un po' un mio testamento spirituale. Perfetto. Grazie di aver partecipato anche lei al nostro concorso, il quarto premio, perché tutti stanno ricevendo il quarto premio. Un applauso a Luigi Legrenzi per la sua grazie canzone. Per la partecipazione al concorso di Tacabanda. Grazie. E adesso andiamo verso la fine ormai, però sì, prima di proseguire con gli ultimi cantanti, io vorrei qua sul palco, per un grosso ringraziamento dovuto e sentito, il padrone di casa, Gianfranco Bondioni. Eccolo qua, ci ha ospitato in questo bellissimo cortile, splendido, direi. Sì, perché è la cornice ideale per questa serata. Noi questa sera siamo stati incorniciati proprio in questo quadro d'altri tempi. Sì, Gianfranco Bondioni è un uomo di cultura. Infatti volevamo iniziare con lui questa sera, ma era nella Contrada dei Broli a presentare il suo libro, manco a farlo apposta, proprio questa sera, e allora ci ha raggiunto adesso. Dico solo due parole, perché ci sono cose ben più importanti di questo. Volevo solo dire che il fatto che Mariangela mi abbia chiesto di ospitare questa serata a me ha fatto piacere, e perché torna un'abitudine che è già stata praticata altre volte, e è un modo di dire sempre che è uno spazio, certo, è uno spazio nostro, ma è uno spazio che è sempre disponibile. Questo per me è quasi un obbligo, vorrei dire. Ho avuto la fortuna, non il merito, la fortuna di aver avuto queste case, no? E forse se c'è un merito è quello di averle conservate, e mi sembra giusto che siano quindi disponibili. Quindi è una richiesta a cui ho aderito con estremo piacere, sentendolo quasi come un dovere civile, diciamola così, una cosa che mi piace. Quindi noi ci scusiamo per aver invaso lo spazio privato, ma credo che dalle parole di Gianfranco Bondioni anche questo perché è un piacere. Passando dall'esterno, in tanti non immaginano che oltre quel cancello di ferro ci sia questo bellissimo cortile, questa bellissima casa. Casa. Grazie, portico. Vogliamo lasciare anche a lei il nostro ricordo di questa sera, grazie mille. E andiamo avanti, che siamo ormai agli sgoccioli, andiamo avanti, il prossimo autore che ha partecipato al concorso si chiama Monica Federiga, è qui, dov'è? Ecco, ah no, scusi, non riesco mai a capire se... Prego Monica. E anche lei è autore, ma non canta, mi dice no, assolutamente non canto, però ha scritto questa bellissima canzone che nasce da un sentimento comune per gli abitanti. Monica Federica è di Piamborno, quindi è di qua, ma un sentimento comune nostro nel cui sentiamo sempre dire di dove sei di Piamborno, noi diciamo comune Pianconio, però in realtà Pianconio poi non esiste, non c'è. Come territorio, come location. Quindi quelli che arrivano non sanno mai, quando dico vanno a Pianconio, arrivano dalla superstrada, c'è il bivio Piamborno e Conio e non sanno mai. Basta, ascoltiamo la canzone. Ascoltiamo la canzone e poi ne parliamo con Monica. Hedendoe di Monica Federiga. Thank you.
bianco in piancoin, e l'ando è sto piancoin, me cognome pia de buren, me cognome e coni, ma piancon ando è. Na volta coin, che è stabilimento, che è dato di laurar a mille fonne uomo, a dejan va coin per l'oggi e le incisioni, per li deliber e nal bus dei ladru. Pianco in piancoin, e l'ando è sto piancoin, me cognome pia de buren, me cognome e cogn, ma piancon ando el. E te ardet an himala no shada, te edet na cru, hem per ampia, le li perdim, a tus de hegui, la bia del fratahi, per dienta più bu. Pianco in piancoin, e l'ando è sto piancoin, me cognome pia de buren, me cognome e cogn, ma piancon ando el. Pia de buren, le fra montagne loi, che è contra dege e quarter neuf, i hego moi praci, i pudo i vidur, i mangia i pumi e i befam bui. Bianco in piancoin, e l'ando è sto piancoin, te tacche l'anno sciado, a piade pure ne coin, te trove sto piancoin. Bianco in piancoin, e l'ando è sto piancoin, te tacche l'anno sciado, a piade pure ne coin, te trove sto piancoin. Brava Monica. E allora lasciamo dire a Monica da dove è nata questa idea, bellissima tra l'altro. Grazie, è un po' come hai raccontato tu, cioè il fatto che a volte ci si chiede ma tu di dove sei, di Piancogno, dove è Piancogno? E quindi mi è venuta l'idea. E ti dicono è vicino a Piamborno? Sì, sì, a volte sì, e davvero ti dicono ma io conosco Piamborno, conosco Cogno, ma Piancogno. Piancogno come paese non esiste, esiste il comune di Piancogno e quindi ho avuto l'idea di raccontare che è unito da... da tre paesi, esatto, e ogni paese ha la sua e le sue caratteristiche, esattamente. Noi ti ringraziamo, grazie, Garzon. Prego. E io devo ringraziare Gabriele perché... Sì, la voce era la sua. La sua e la musica è la sua. Grazie. Grazie Monica, un applauso ancora per questa... bella canzone. Grazie. Dal titolo Settendoe. E siamo al penultimo brano che ascoltiamo questa sera, è quello di Luciano Ghitti di Sale Marasino. Non è presente, lui non è presente questa sera. E io e te ci sediamo. Ci sediamo comodi. La canzone è Na Cansù de Osteria. Ascoltiamocela di Luciano Ghitti. Questa canzone è per tutti i pessimisti, per i sfigati e le persone tristi. La ser per dan un po' di distrazione ai sfortunati e ai bruntulù. La musica è medicina di allegria, se fa da Germano
Germano e compagnia. Che sarà canzù dell'osteria, infatti là la canta anche Mesia. Da Herbert tirà il moral, che lampara da anche il gal. Cantan del polier tutte le mattine, la fa bala perfina le galline. Se la vita le dure la va mal, pensi che ti uccide le carne al. Mai pensa alla vita che resta, prea ti uccide a fa una festa. Invece de scampa te malmustut, bali e canti e tiri, tiri folaus. Che sarà canzù dell'osteria, infatti là la canta anche Mesia. La Herbert tira il moral, che lampara da anche il gal. Cantan del polier tutte le mattine, la fa bala perfina le galline. Eccoci, Na Cansù de Osteria di Luciano Ghitti. E adesso siamo all'ultimo brano in concorso. In concorso, lui si esibirà dal vivo e chiamiamo con noi Leandro Ghezza. La canzone che ci presenterà Leandro si intitola La Madunina Negra. L'avevo portato anch'io. Allora sistemiamo il microfono. Questa è una canzone che parla, bellissima, un bellissimo momento introspettivo di un contadino. Leandro ha immaginato un contadino dell'Ottocento che sale il percorso che va qui da Piamborno, salendo verso i frati dell'Annunciata, passando per la Madonnina Nera. Ne approfitta per pensare e a tutta la sua vita e a tante tante cose che Leandro adesso ci farà ascoltare. Buon ascolto. Ascoltiamo Leandro Ghezza con La Madunina Negra. Madunina, me un po' er contadin, foste strada brutta stretta, come un po' er pellegrin, grande groho e ti ton preda, ho partita che sta ceda, corro d'arin delle ma, per andare fin dei fra. Oh Madonna Madunina, la ho matim hul co, oggi di e fin trova la strada dritta fin ciapà. Perché il paradiso è innalto ed è perché fa mia via. Oh Madonna Madonnina, per te a herbi mannama. Pa per pa me manca il fiato la prima volta oria. Quattro it che il gentura in che il morale al tempio lega. Arde i pratiche che da hotto con la zette e c'è la ura. Le da bunura che da che per girati quanche il fe. Oh Madonna Madunina, la tempesta te ne invia, ed è nome ai miei pi, che doi che le mangia, perché il paradiso è innalto ed è per e pa mia ria. Oh Madonna Madunina, per piacere
mi manda mal. Ogni volta che mi pare, ne guarda ita che andrà là, oh Madonna negra canta, fini che i miei fiangami, di gioia dell'aura e all'antica volontà, perché il paradiso è nato ed è perché può mirià. Oh Madonna Madonina, la romati in quel cuore, al giudice fin trova la strada dritta fin ciapà, perché il paradiso è nato ed è perché per mia via. Oh Madonna Madonnina, per piacere di manna man. Al metteple ormai finì, a stupile e non c'è, me fu mia una maraera della ita che gira in sce. A tu daga un mon migliore e te per favia il dolore, te domande con amore, fammi dirmi porchino. Grazie Leandro. Anche a te il microfono per dirci come nasce questa canzone bellissima, tra l'altro. Ma nasce per noi che siamo qua di Piamborno, fare questa strada e... è un rito, ma non solo dopo mangiato. Che... per smaltire, dici te. Anche per pensare. Per pensare, per vedere, per pensare com'era una volta la vita in questa mulattiera, questo nostro compaesano che parte dalla chiesa, grande, grossa, e comincia a fare tutte le sue, quelle che adesso sono i tornanti, una volta erano le volte. A ogni volta lui ha un percorso di vita, non sapendo quello che c'è dietro ogni curva. Però in lui rimane sempre quella fede in Dio, nella Madonna, che lo porta avanti, fino ad arrivare in cima, quando arriverà davanti alla Madonna, e lui si accorge che il suo tempo è finito. Però lui ha ancora quella voglia di dire a tutti, dai un mondo migliore. Erano quegli anni dove stava cominciando la prima guerra mondiale, poi ci sarà la seconda, stiamo ancora continuando, non è che... abbiamo finito. E così arriva... a dire alla Madonna, fammi vedere il mio Signore, cioè, perché il paradiso è in alto, quindi ho bisogno di una mano per arrivarci su. La sua filosofia bellissima. Grazie la canzone anche di Leandro, anche lui il quarto premio. Grazie per aver fatto le corse, aver abbandonato lo stand dell'oratorio per essere qui con noi, e siamo alla fine. Prima di proclamare i vincitori di questa prima edizione, io ho già visto edizione. Le buste. Hai visto sono solo là. Le buste, ovviamente. Ho visto solo le buste perché lo sanno solo i giudici chi sono i vincitori. Prima però i dovuti sorpresa. Ringraziamenti a tutti coloro che hanno reso possibile questa prima edizione del concorso. Penso che il ringraziamento più grande vada a Gabriele, che si è occupato di musicare... Gabriele Rondini, che ha... musicato le canzoni, gli arrangiamenti, che non per coloro che erano solo autori, come dicevamo all'inizio, si sono buttati in questa avventura solo con l'idea di fare la canzone, ma non avendo i mezzi per farla. Gabriele gli ha dato una grande mano a tutti coloro che si sono cimentati, e per questo lo ringraziamo tantissimo. Ringraziamo anche Emanuele, che ha prestato le voci e ha collaborato con Emanuele Canossi, ha collaborato con Gabriele nella preparazione di queste con la voce, con la roba lì. Un grosso grazie a Daniele e Matteo che sono là in fondo da questa sera, che si sono occupati della regia e di trasmettere in diretta appunto sul canale YouTube questa serata. Rivedere, quindi hanno organizzato tutta la diretta, che vi garantisco non è una cosa semplice, ma sono davvero bravi e hanno fatto questo lavoro. Giorgio e Federico, che sono in regia audio e video, e Luci, che sono
hanno lavorato anche loro tantissimo in questa, per questa serata. La famiglia Bondioni per averci ospitato nella loro casa. Ringraziamo Adelmo Saloni con la sua impresa edile che ci ha prestato tutto quanto serviva per preparare il palco. Il vivaio Valle Camonica di Matteo Moscardi che ci ha dato le E Matteo Moscardi che ci ha messo a disposizione i fiori, perché siamo alla Fiera dei Fiori, io ho voluto i fiori per abbellire il palco. Bene. Grazie anche a lui. Le nostre Nella e Emanuela che hanno confezionato tutti questi sacchettini cuciti a mano con tutti gli omaggi dati a tutti i partecipanti a questa edizione. Le ringraziamo perché ha fatto un lavorone. Gabriella, Giuliana, Valeria, tutti i soci di Ars Camunorum che hanno dato una mano. Poi Steve che è venuto. Ah sì, abbiamo il fotografo ufficiale, Steve, che è americano, vive in Germania, ma questa sera in questi giorni è qui e ha fatto per noi il fotografo, l'official fotografo della serata. I nostri giudici. E i nostri giudici, che ringraziamo anche per il loro lavoro. Angela e Milena, che chiamiamo qua con noi sul palco di Raccontando Pian di Borno, che hanno dato questa nota di folklore con la loro figura, sono state in piedi tutta sera, poverette. State qua con noi adesso per le è il momento di chiamare qua sul io vado palco a prendere le buste il presidente della giuria, il sindaco di Pianconio e l'assessore alla comunità montana di Valle Camonica, che saranno loro a consegnare i premi e noi a proclamarli, perché apriremo le buste insieme a voi. Guarda che splendide buste che sono state confezionate. Hai visto? Falle vedere perché sono veramente Il dritto è questo. C'è il numero. Il numero lo sappiamo è per noi. Ah, perché noi sappiamo questo è il primo. Okay. E poi chiamiamo anche Gianfranco Bondioni a premiare anche lui qua con noi sul palco. Allora, che emozione. Ho sempre voluto nella mia vita avere delle buste da aprire con dei vincitori. Allora, io direi, noi presentatori abbiamo chiesto alla giuria questa cosa, di fare una menzione speciale per un brano particolare. E direi che la menzione speciale la facciamo premiare da Mario Martini. Allora, apri tu la busta. Io do anche un microfono che non si sa mai che si debba dire. Ringraziamo qualcosa. Daniela per aver fatto le buste, perché queste buste sono meravigliose. Da microfono che legge. Menzione speciale, vediamo a chi è andata. Alle canzoni degli alunni delle scuole, la Rivoluzione dei Voce dell'Inorizza, classi quarte della primaria di Pian di Borno, Eden Le Proprie Belle, classi prime della secondaria di primo grado di Esine, Elefant Bias, classi terza e secondaria di primo grado di Pian di Borno. Meritano una menzione particolare gli alunni della scuola primaria di Pian di Borno, delle scuole secondarie di primo grado di Esine e di Pian di Borno, per avere scritto i testi delle canzoni in forma ironica e divertente e per averle cantate con una passione emozionante. Infine un ringraziamento speciale va alle insegnanti che hanno seguito e guidato i loro allievi con impegno, dedizione e competenza, contribuendo a mantenere vivo il nostro bel dialetto. Un applauso quindi alle scuole. Chiamiamo le insegnanti che sono, se qua qualche insegnante, che consegniamo la busta per la menzione speciale. C'è qualche insegnante? Ecco, perfetto. Una menzione speciale per i giudici. Ecco qua. Perfetto. Perfetto. Grazie. Ci sono anche qualche dei cantanti che sono rimasti qui, e quindi a voi data la busta che poi racconterete ai vostri compagni di aver vinto qualche cosa anche voi questa sera. Perché siamo arrivati tutti. Guardate quanti. Che la menzione speciale è un premio importante, un po' come Sanremo, no? Qui vince il primo, eccetera. Però il premio della giuria, quello è sempre quello che è importante. È importante. Quello che ti avvia una carriera di solito. Qui magari voi sarete dei poeti, dei cantanti. Grazie. Proseguiamo.
posso fare io? Il terzo premio. Me lo domanda anche, capito? Vai, vai. Bisogna sempre far così, si fa una domanda, però la risposta è ovvia. Okay. Il terzo premio, la motivazione, il vincitore del terzo premio, che ricordiamo vince 100 euro, la facciamo leggere a Gianfranco Bondioni. Ti tengo questo, che almeno faccio qualcosa. Gianfranco Bondioni non ha gli occhiali, quindi non legge assolutamente la mozione. Facciamo sì che qualcuno che ci veda un po' meglio, magari. Presto la mia voce. Allora, terzo classificato, la balada del Minadur di Simonini Armando. Eccolo qui. La motivazione. La rievocazione di un lavoro che la Valle Camonica ha ben conosciuto nel passato viene resa attraverso scene realistiche di vita quotidiana della famiglia di un minatore e cadenzata dal ritmo di una ballata popolare, culminando con l'immagine suggestiva del ballo delle anime dei trapassati, accompagnato dalle note struggenti di un organetto. Complimenti a Armando Simonini, grazie. La busta è tua. E questo è il premio in denaro che ovviamente, allora, adesso simbolicamente, ecco, sta in quel cartoncino lì, però non è che vi ti daremo il cartoncino. È per la foto. Sono arrivati. Ecco, sono arrivati. Adesso sono arrivati gli occhiali. La foto con Armando. Perfetto. Dov'è il fotografo? Aspettiamo, magari Steve, vieni pure qua da... Can you come here, Steve, in front of... Grazie, grazie. Grazie mille. Grazie a tutti. Ti faccio andare a te al secondo, decidi adesso tu, dai. Io. Allora tieni il vassoio tu, io prendo la... Busta numero due, cioè, che vuol dire secondo premio, secondo classificato. No, non devi aprirla tu, devi decidere chi premia il secondo classificato. Io la apro. No, la apro. No, non devi aprirla. La apro e poi la passo. Come fanno? Pensi che non sia capace di aprirla. Fa così anche in Champions League a fare i sorteggi. Allora... Quindi facciamo che leggiamo prima la motivazione, sì, e poi diciamo chi è. Sì, perché crea quel suspense, quella cosa lì. Io ancora riesco a, senza occhiali, ma ancora per poco, quando il braccio finirà dovrò metterli anche io. La canzone ci mette visivamente su una piazza davanti a un teatrino popolare. Il racconto di, a questo punto si sa, di Eugenio, che viene attratto da una bella ragazza e riportato alla dura realtà da una moglie tonda come una damigiana. Siamo cattivi però. Esatto, siamo molto cattivi. Sgorga vivacemente e ironicamente dalla bocca di un vecchio cantautore, cantastorie, armonizzandosi pienamente con il tono brioso, allegro, divertente, del suono avvolgente della fisarmonica. Vince il secondo classificato, quindi il secondo premio, il signor Minolfi Danilo con Il genio de Ur. Eccolo qua, che sta arrivando dal centro. No, sì, arriva lì. Vediamo se... Eccolo qua. Un applauso ancora a Danilo Minolfi. Complimenti a Danilo. Prego. Tra l'altro a me in questa canzone mi è piaciuta tantissimo l'immagine della beretta, che era il fiasco da proprio, da proprio l'idea. Era bella. Fai fare la foto non sì, con te. No, io glielo do poi, ecco, prego. Scusatemi, metto da parte. Secondo classificato, Danilo Minolfi. Allora, io vi ringrazio, per me è stato un onore partecipare e anche vincere, però questo premio lo consegno a chi me l'ha dato, pregherei di darlo a studenti meritevoli. Va benissimo, quindi grazie. A voi la scelta, ecco. Grazie, grazie. A voi la scelta, grazie io mille. Vi ringrazio per questo. Grazie mille. Grazie Danilo. Ed ora siamo al momento...
lascio te scegliere. Scelgo la busta? Scegli la busta e scegli anche chi deve premiare. Allora, chi è rimasto? Cioè, che scelta che mi fa fare? Allora, apri la busta, è il sindaco, il nostro sindaco, ha portato gli occhiali, apre la busta. Voi potete fare lo... Io spio intanto perché non lo so. Allora, lo sguardo che il contadino... Come buon! Inerpicandosi, scusatemi, non riuscivo a leggere, su per una strada ripida, getta qua e là, tracciando con felici pennellate quadretti di vita contadina nel tempo che fu, e il dialogo che interessa con la Madonnina, invocando la sua protezione, scanditi da una composizione musicale che alterna un ritmo via via incalzante e crescente a fasi melodiche più distese, diventando un'efficacia metafora, da un lato, della fatica non solo fisica richiesta dalla salita, ma anche dal morale del vivere, e dall'altro del desiderio inestinguibile di liberazione del dolore e di innalzamento spirituale. Chi vince il primo premio? Dillo tu. Con O Madonnina Negra di Ghezza Leandro. Bravo Leandro! Eccolo qui. Complimenti Leandro. Mi trovo d'accordo con la giuria, perché anche a me è una canzone che è piaciuta moltissimo, commovente tra l'altro, e molto bella. Sono un po' emozionato. Ti vedo emozionato. Scusa Federico, prego. Spostati, deve fare la foto. Scusate, io devo sempre in mezzo. Sono... Prego. No, tenga, perché sennò poi magari mi... Grazie. Complimenti. Grazie, che dire... Concludiamo questa serata, è stata davvero bella da parte nostra. Noi eravamo qui sul palco, ma abbiamo visto tanti bambini attenti a leggere soprattutto le traduzioni. Sì, è bellissimo vedere i bambini davanti e guardare la traduzione e ascoltare attentissimi quando erano qua davanti. E non ci resta... E noi chiudiamo come si chiude nelle grandi manifestazioni canore, con il vincitore che ci ricanta la sua canzone. Quindi... Mettiti davanti il microfono. Intanto te lo passo. Voi sedetevi sui divanetti, noi andiamo a prendere gli omaggi anche per voi. Massimo, sedi. Un applauso quindi al nostro vincitore Leandro Ghezza, che ci fa riascoltare, e vi salutiamo con questo brano. Appuntamento alla prossima edizione di questo concorso. Leandro Ghezza con O Madonnina Negra. Madonnina, me un po' al contadino, foste strada brutta stretta, come un po' al pellegrino, grande groho ti ton preda, ho partita che sta ceda, corro da rende le mani per andare fin dei fra. Oh Madonna, Madonnina, la ho amata in quel cuore, al giudice fin trova la strada dritta fin ciapà, perché il paradiso è in alto ed è perché fa mia via. Oh Madonna, Madonnina, per te è di mannama. Pa per pa me manca il fiato la prima volta oria, quanto it che il gentura in che il morale al tempo lega, arde i pratiche che da foto con la zetta e il gelaura, le da buonura che la che per girati qua anche il fe. Oh Madonna, Madonnina, la tempesta te ne invia,
e de nome ai miei pi, che doi che le mangia, perché il paradiso è nalte de per hepa miria. Oh Madonna, Madonnina, per piacermi manna ma. Ogni volta che mi pare, ne guarda ita che andrà là, oh Madonna negra canta, fini che i miei fiangami, di gioia dell'aura e halan hica volontà, perché il paradiso è nato ed è perché poi mi ria. Oh Madonna, Madonnina, la homati in quel cuore, al giudice fin trova la strada dritta fin ciapà, perché il paradiso è nato ed è per hepa miria. Oh Madonna, Madonnina, per piacermi manna ma. Al me teple ormai finì, a stupile e in facere, me fu mia una marea, della ita che girisce, a tu dagamo migliù, e te per fa via il dolore, te domande con amore, fammi dirmi porchignù.